Sì, oggi volevo fare una review del 2,5 di tempo di Motard, che molti mi hanno chiesto com'è come moto, e quindi volevo rispondere alla maggior parte di voi. E poi volevo rispondere a alcune domande che mi avete fatto, non tutte perché erano più del previsto, e per questo me ne sono anche grato, cioè mi fa molto piacere vedere il vostro coinvolgimento nel mio canale e che sto salendo anche un po' come iscritti, visualizzazioni e così. Allora, prima di parlare del 2,5 dei tempi, volevo fare una precisazione. Io faccio montaggi e ci metto molte ore sia a registrare che a montare, perché non è per niente facile. E ultimamente sto vedendo che questi montaggi non stanno andando moltissimo. Quindi vorrei sapere se il format dei montaggi a voi piace, e molto probabilmente ne porterò uno ogni 3 settimane, un mese, perché sto appunto vedendo che non va proprio tanto come video rispetto a vlog, tutorial. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete ancora questo tipo di video oppure altro. Se vi può piacere questa tipologia di video, posso portare ogni 2 sabati, posso far così, però sempre se vedo che fa un po' di like, un po' di condivisioni. Il 2,5 dei tempi Motard. Io ero partito con l'idea di prendere un 450, non mi sarei mai aspettato di prendere un 2,5 dei tempi, e secondo me è stata una delle migliori cose che io abbia mai fatto, perché veramente mi sta dando troppe soddisfazioni questa moto. Allora, prima di tutto parliamo dei consumi. Consuma un pochino, un po', non tantissimo, ma comunque consuma. Faccio, se vado sotto coppia, i 12-13 al litro, e scannando anche sui 10. E tenendo conto che sotto coppia va ad alte velocità, avrete circa quei consumi di 12 al litro. Il mio Usaberg, che è praticamente un KTM, ha tutti i ricambi KTM, quindi i ricambi si trovano ovunque e non hai neanche una spesa troppo eccessiva. Come manutenzione, il 2,5 dei tempi, a parer mio, non ha un cazzo di manutenzione. Detto papale papale, l'unica cosa che gli faccio è ogni tot il cambio dell'olio della frizione, cioè questo qua che molti dicono olio motore, ma sarebbe olio del cambio, almeno nei 2 tempi è così. E ne metto 0,750 millilitri e non 1,4 kg come molti 450 4 tempi, quindi manutenzione sul 2,5 tempi è veramente poca. L'unica cosa che ho cambiato sono gomme, perché le tritura, giuro, te vai tranquillo, ma ogni tanto quando apri le tritura. Pastiglie, vabbè, in base a quanto freni te, anche perché rispetto al 450 o al 2,5 4 tempi, con quelli ti può aiutare anche col freno motore, che ne hanno veramente un sacco, con questo no. L'unica cosa che ho dovuto cambiare, lo spostapinza, che mi si è spaccato in due, si è spaccato lo spostapinza, mi si è spaccata anche la pinza, non so come, credo con le vibrazioni si saranno allentate le vite, quindi 2,5 dei tempi ha molte vibrazioni e meglio evitare sempre ogni tanto qualche vite. E mi si è spaccata anche l'espansione, cioè si è crepata. Credo sia stato per colpa delle vibrazioni e anche perché avevo fatto un burnout e aveva sfiatato sulla pancia, quindi credo si sia rovinata abbastanza e col caldo e freddo si sarà crepata. E niente, l'ho fatta saldare, vi faccio vedere. Se si vede qua c'è una saldatura a più o meno a triangolo. Quindi in manutenzione non spendo nemmeno tanto, perché non c'è un cazzo da fare. Pistone ti dura un sacco di ore, perché veramente durano un sacco di ore queste moto.
se lo usi bene, non le tiri troppo, durano veramente tanto. Ed infine vi volevo parlare delle prestazioni, che a mio parere sono veramente mostruose. Ho fatto molti spari con molte moto, tra cui KTM 450 full acra, 690 sempre KTM, Husqvarna 510, Husqvarna 610, Husqvarna 701, e in ripresa posso assicurarvi, non è che se li mangia, ma comunque va più questa, perché ha una ripresa micidiale. Vi faccio vedere, mi punto in avanti perché sennò si impenna. Che dire, un mostro, è proprio stupenda. In allungo non tira massi tantissimo, l'abbiamo testata con un mio amico che ha un 690 e conta chilometri più o meno come il GPS, e si blocca a 165, tra il 160 e il 170 sarà il massimo. Poi vabbè, non la tiro troppo perché ci tengo a non rovinarla. Bene, ora passiamo alle domande che mi avete fatto. Partiamo dalla prima domanda. Da piccolo hai mai avuto moto? Bene, sì, io da piccolo ho avuto un... non so cosa fosse, un 50 o un 39, boh, una moto cinese. Ho delle foto, semmai ve le metto nel video. Da quanto guido la moto e chi ti ha passato la passione? Allora, la moto la guido in strada dal mio HM 50 che ho avuto. Avevo fatto, neanche prima di avere la patente, il 125, avevo questo HM 50 e l'ho usato un po' con la patente del 125 per imparare, perché ero proprio schifoso ad andare in moto, facevo schifo. Ora, boh, un po' meglio. E che dire, ho imparato circa a 16 anni, ora ne ho 18, e boh, mi divertivo un sacco andare con quell'HM. Chi ti ha passato la passione? Io in verità non volevo la moto, boh, ero un po' gay, che cazzo ne so, non mi piacevano le moto. Poi vabbè, mio padre mi ha fatto provare sto HM e basta, da lì mi sono innamorato e basta. Comunque mio padre mi ha passato la passione, anche lui va in moto, andiamo in giro assieme a volte. Rispondo all'ultima domanda, poi le altre le tengo per il prossimo video, se vedo che questo video va. Che è? Come ti è nata la passione di YouTube? Questa è una storia un po' complicata, perché io in verità avevo già un canale, ma tempo fa. E il problema è che non c'entrava proprio nulla con le moto. Facevo montaggi di Call of Duty. In verità è ancora online il canale, ma non vi dico come si chiama per non sputtanarmi. Praticamente volevo già da tempo fare un canale YouTube con dei miei amici, solo che alla fine sono stato costretto a farlo da solo il canale, e praticamente facevo già video io su Facebook e li pubblicavo, e quindi ho sul mio canale, sul mio profilo Facebook, alcuni video interessanti se volete vederli. E niente ragazzi, spero vi sia piaciuto questo format dove parlo un po' con voi. Fatemi sapere se volete altri video del genere e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ecco, se avete altre domande fatemele pure, così vedo qualche altra domanda a cui rispondere per dare un contentino, diciamo così, un po' a tutti. E lasciate il like e condividete il video con i vostri amici. Almeno se vedo che fa abbastanza like e visual, ripropongo questo format anche o settimana prossima, se vedo che va, se no fra 2 settimane. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Bella!